Presidente Poletti, qui alla festa democratica nazionale a Genova, nel suo intervento ha ricordato che la stabilità serve, ma serve per fare qualcosa. Sì, naturalmente, o si fanno politiche oggi utili per il nostro paese, oppure avere un governo che tira a campare e che non fa le cose, a quel punto tanto vale prendere il rischio di una campagna elettorale, di un'elezione. Ma io credo che oggi il tema non si ponga in questi termini. Questo governo ha tentato e ha fatto onestamente alcune cose, penso a questo tema del rimborso dei debiti delle pubbliche amministrazioni, così come alcuni altri interventi sugli ecobonus, insomma alcune cose le ha fatte. Poi naturalmente io penso che si potrebbe fare di più, però insomma non siamo in questa condizione e quindi io credo che la stabilità in questo momento dovrebbe essere comunque per quanto possibile garantita. Lei ha anche ricordato il grande protagonismo degli italiani, un protagonismo che poi sembra che non si sia in grado di mettere in circolo in un'idea di economia, di società. Sì, ma io credo che qui ci sia un difetto della politica e un difetto della cultura. Gli italiani sono persone appassionate, amano le loro comunità, si impegnano nel volontariato, nel mondo cooperativo, nel mutualismo. E la cosa strana è che nessuno pensi di utilizzare questa enorme potenza dentro l'organizzazione sociale, dentro l'organizzazione dell'economia, dentro l'organizzazione dell'impresa. Quando io parlo di partecipazione responsabile dei cittadini, non sto parlando dei volontari, sto parlando del fatto che un lavoratore nella sua azienda dovrebbe essere messo nelle condizioni non solo di lavorare, ma di pensare, di contribuire al buon funzionamento della sua impresa. Ma vale per un imprenditore, vale per un lavoratore pubblico, vale per un cittadino. Cioè io penso che ci sia bisogno di superare il dualismo: ciò che è pubblico ci pensa lo Stato, ciò che è individuale ci pensa il mercato e la società aiuti là dove può. Io credo che bisogna pensare a un protagonismo sociale che cambia anche i termini dell'economia. Si discute sempre di grandi temi, ma lei ha ricordato che bisogna anche risolvere le cose piccole. Io credo che si comincia dalle cose piccole. Noi dobbiamo avere la sensibilità di misurarci con i drammi individuali, con i problemi, con le difficoltà, perché quando risolviamo un problema abbiamo probabilmente messo in laboratorio, sperimentato una soluzione. Dobbiamo essere capaci di fare i conti con questa possibilità. Noi delle esperienze ne abbiamo tante, tutti i giorni le facciamo e questa è la molla che ci dà anche l'entusiasmo, perché quando una cosa l'hai fatta, l'hai vista funzionare, tu sei consapevole che quella cosa si può fare, mentre oggi molti pensano che non c'è niente da fare. Questo io credo sia veramente sbagliato.